Amici, amici appassionati di moto e di moto mondiale in particolare, benvenuti a Storie di MotoGP. Oggi si parla del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento stagionale, e lo facciamo con un ospite per me d'eccezione. Saluto e ringrazio Alex De Angelis. Ciao Alex. Ciao, ciao a tutti. Guarda, ti faccio anche un applauso, Alex. Grande Alex, mi fa Grazie. davvero piacere vederti quasi in splendida forma, dai. Ma direi che quando uno sorride vuol dire che male male non sta, e nel mio caso possiamo dire veramente un miracolo. I Ecco, dottori dai. mi guardano come se fossi un extraterrestre quando mi vedono camminare senza neanche il busto. Ma è lui per davvero, dicono, è lui Sì. veramente. Dai Alex, raccontaci come stai, la domanda è banale, però dai, è quello che tutti vogliamo sapere, come stai, come ti senti fisicamente, psicologicamente, raccontaci un po'. Ma guarda, io, come in pochi sanno, ho praticamente completamente dimenticato l'incidente e non solo. Quindi tutta la giornata di sabato, addirittura dalla colazione, cioè proprio il sabato l'ho completamente tolto dalla mia memoria, Non esiste, quel sabato lì non esiste per te. esatto, per fortuna, Per fortuna. uguale domenica e lunedì. Quindi in realtà quando io mi sono, tra virgolette, svegliato, ero già pseudo sveglio, e mi hanno detto di preciso che cosa avevo, il peso era già passato perché tutti sapevano già che ero fuori pericolo. Quindi il mio risveglio anche psicologicamente non è stato traumatico. Mi hanno detto preparati a molti giorni di letto, però in realtà stai bene, tornerai a stare perfettamente. E in effetti la cosa incredibile è che sono passate solo 3 settimane e nonostante 10 fratture in corpo, io sto quasi facendo una vita normale. Ovviamente non mi posso allenare, non posso fare sforzi, tutto quello che vogliamo, però sto camminando e come vedete non ho addosso niente, non ho un gesso, non ho un tutore, non ho assolutamente niente. Quindi direi che Dai, nel no. male è andata bene, diciamo così. Senti, lo sai che noi tutti ci siamo spaventati moltissimo, questo te l'avranno detto, immagino, o Ma assolutamente sì, ma penso anche sia un po' colpa del fatto che è stata una gara extraeuropea, quindi le informazioni magari non arrivavano immediate. E in più in Giappone hanno questo brutto vizio di stendere questi teli bianchi Sì, che non è che, bello, voglio dire, è vero, non è bello. immagino alla televisione fa un brutto effetto. In più, poco dopo, hanno visto tutti partire l'elicottero, è chiaro che la sensazione percepita a casa non era bella. Senti, adesso cosa succede? Dovrai fare, immagino, tantissima fisioterapia, tantissimo allenamento, insomma, qual è il tuo percorso adesso, da qui in avanti? Sì, sicuramente c'era tantissima fisioterapia. Ricordo che ho avuto 5 fratture alle vertebre, non una, ma ben 5, e quindi è una cosa da prendere innanzitutto con le pinze, andare con calma, fare un bel programma. Però la fortuna vuole che ormai comunque Valencia è persa, sia la gara che i test. Di conseguenza mi devo concentrare per i test di inizio campionato 2016, ovvero stiamo parlando di febbraio. Quindi ho tutto il tempo che serve per tornare veramente non senza guai, ma veramente in forma al 100%, come se nulla fosse accaduto. Insomma, quindi continui a pensare da pilota, ovviamente. Assolutamente sì, ecco perché già adesso non ho appunto tutori e nient'altro che mi posso dare in mano, anzi, siamo già a cercare la forma migliore. Senti Alex, cosa ti rimane di bello, tra virgolette, di questo incidente? Ma di bello niente, un dispiacere forte perché comunque sia. In Giappone poi c'è stata una gara un po' strana con l'acqua, mica l'acqua, quindi il nostro obiettivo era cercare dove si poteva di prendere un altro punto, e in queste gare che ci sono state magari non era poi così impossibile. Quindi un po' di dispiacere e di rammarico. Però penso che questa stagione ha dimostrato che nonostante la moto era nettamente la più scadente di tutto il lotto, non c'è nessuno che possa dirmi che Alex De Angelis non ha fatto un minuto di prove spremendosi al 100%. Io ho dato l'anima dal primo all'ultimo minuto di ogni turno di prove e di ogni gara di quest'anno, e di questo ne sono soddisfatto. Sono d'accordo, naturalmente io mi riferivo ai tanti messaggi di solidarietà che hai avuto. Mi sembra che comunque l'Alex De Angelis, ragazzo abbia avuto un bel segnale di affetto, o no, dal mondo della Sì, MotoGP. ed è stata oltretutto, oltre che una gran bella cosa, anche la mia fortuna, perché in Giappone, steso 2 settimane nel letto, non potevo fare nient'altro che leggere i messaggi che mi arrivavano nel telefonino, nei vari social e così. E devo dire la verità, il telefono è praticamente scoppiato, quindi ho visto intorno a me un affetto che non mi aspettavo, sinceramente non mi aspettavo, anche perché quest'anno sono stato spesso nelle ultimissime posizioni, quindi non pensavo ci fosse tanta gente così
così brave e buone gentili da spendere un minuto del loro tempo per mandare un messaggio. Grazie a tutti. Ce n'è uno che ti ha sorpreso in particolare? Uno, insomma, qualcuno? No, messaggi tanti, sinceramente. Adesso non vorrei dimenticare nessuno, anche perché i primi giorni che leggevo i messaggi ero ancora molto sedato. E ogni tanto ancora mi ritrovo qualche messaggio nel telefonino al quale non ho risposto, quindi questa è la situazione. Però ovviamente mi ha fatto molto piacere vedere Giampiero Sacchi, che mi ha reso della mia squadra, rimanere lì con me 2 giorni, e mentre comunque stavo praticamente ancora dormendo, quindi la squadra è stata veramente molto presente, e in più subito dopo sono arrivati i miei familiari, lunedì, martedì è arrivato mio babbo e mio fratello, e quindi diciamo che non sono mai stato solo, che è la cosa più importante in questi momenti. Allora, parliamo un attimo della pista di Valencia. Alex, ti leggo i dati ufficiali della Dorna, che parlano di un circuito lungo 4 km, 14 curve, 9 a sinistra e 5 a destra, 876 metri il rettilineo principale. Tu, è una pista che conosci bene, descrivicela un po'. Pista che conosco bene, è una delle poche nelle quali ho anche vinto. Non lo volevo dire. È una pista molto strana perché è fatta, diciamo così, a stadio, no? Tutta la pista è molte curve, molto, molto raccolta, con tutte le tribune intorno. E è una pista che ormai per le MotoGP di adesso sembra una pista da mini moto. Veramente. Ma raccontacela un po', cioè, dove il pilota può fare la differenza, dove si può superare, perché insomma sappiamo che è un gran premio dove qualcuno dovrà fare tanti sorpassi. Ma io credo che per quanto riguarda il discorso dei sorpassi non è un grosso problema, nel senso che a Valencia ci sono tantissimi posti dove si può superare, e in questo auguriamo a Valentino di farne tanti nel minor tempo possibile. E quello che sicuramente sarà difficile è perché il primo giro, per chi non parte nelle prime due file, una pista così stretta, una pista così piccola, formerà questi gruppetti dove non è la prima volta che ci saranno varie spallate e quant'altro, quindi diciamo che i primi due giri saranno ancora abbastanza pericolosi per cercare di sorpassare tranquillamente e fare una gara disinvolta, diciamo così, non lo sarà mai appunto una gara disinvolta, certo. Però dove si formeranno questi gruppetti sarà molto difficile fare sorpassi quanto sorpassi. Ecco, ma dal punto di vista del pilota, dove puoi fare la differenza, se ci riesci? E invece dal punto di vista della moto, che caratteristiche ci vogliono? Allora, dal punto di vista del pilota, è una pista dove il ritmo fa la differenza, praticamente è una curva dietro l'altra, non ci sono assolutamente lunghi rettilinei, anzi, e sarà molto molto importante avere una moto con tantissimo grip, perché si è praticamente sempre in curva, quindi riuscire a aprire il gas presto, un metro prima ogni curva, farà veramente la differenza sul tempo sul giro e specialmente sul tempo totale della gara. Ci vuole una moto che riesca a mantenere la linea ideale, quindi come noi la chiamiamo in gergo la corda, quindi riuscire a girare più forte possibile senza fare tanti metri, quindi riuscire a stare attaccato col ginocchio sul cordolo interno, per capirsi. E penso che in questo le due Yamaha non abbiano assolutamente nessun problema. Sono moto che in mezzo alle curve vanno veramente molto forti, sono moto molto stabili, hanno qualche, secondo me, lacuna ancora per quanto riguarda la potenza del motore, ma sappiamo tutti che a Valencia non serve, quindi secondo me sia Vale che Lorenzo avranno a disposizione uno dei mezzi migliori che si possa avere per cercare di vincere la gara. Tutti però sappiamo un'altra cosa, che secondo me non è di certo la pista favorita per Lorenzo, e questo può venire a favore di Valentino. Non è la pista favorita per Lorenzo, hai detto? Sì. Perché dici questo? Per i risultati ottenuti in passato? Ha raccolto veramente poco nella sua carriera. È vero, perché infatti tutti dicono che non è la pista di Rossi, però i dati confermano quello che dici tu. Lorenzo è sempre stato abbastanza in difficoltà lì, anche se ha vinto un mondiale 250 lì, vinse nel 2013 quando Marquez poi vinse il mondiale. Comunque insomma è una pista dove Lorenzo non si esprime come in altre occasioni, sono d'accordo con te. Stranamente sono d'accordo con te, Alex. Ascolta Alex, non ti chiedo niente sull'episodio, ormai ne abbiamo parlato e riparlato un miliardo di volte. Tu hai visto la gara dell'Australia?
No, non ho visto ancora niente, sono tornato a casa veramente da pochissimo. Ho fatto tantissimi giorni in ospedale, ho visto della televisione giapponese e basta. Ok, cosa fanno di bello la televisione giapponese? Che programmi fanno? Cucina, cucina, cucina. Ah sì? Potrei fare una cena giapponese ormai. Va bene, allora niente, non ti chiedo nulla sull'episodio, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa, dire qualcosa sull'episodio. Diciamo che ho letto tanto sulle varie polemiche che ci sono state. Io mi sento dire da pilota, che vedo veramente quasi, non si può dire impossibile, però aggiungo il termine quasi impossibile, un complotto tra Marquez e Lorenzo contro Valentino. Quanto invece ci può stare il fatto che Marquez ce l'abbia con Valentino e gli voglia fare un dispetto? Quindi la vedo più come una cosa personale, Sì, sono d'accordo. assolutamente due cose dette. Ripeto, non ho visto le gare e tra l'altro ho avuto tante altre cose da fare. Hai E avuto altro da quindi, fare. però, come pilota, come parere personale, la vedo proprio così. Cioè, io non mi metterei mai d'accordo con un altro pilota per fare un dispetto a un terzo. Se c'è un problema con uno, me la vedo con lui, punto e basta. Non lo faccio sicuramente per colpa di un altro. Senti, invece ti chiedo un'altra cosa, hai detto che non hai visto il Gran Premio d'Australia, però insomma sai che è lì che Valentino, no? È l'origine di tutti i mali, diciamo così, no? Ok, Valentino si è accorto, si sarebbe accorto di questa condotta di gara di Marquez, ma allora in pista lui addirittura tagliato il traguardo, si era scusato con Marquez per un sorpasso, per un quasi contatto che avevano avuto 2 giri e mezzo alla fine. Volevo chiederti, dalla pista un pilota si accorge se un altro pilota sta andando più piano di quello che potrebbe andare? O no? Allora, ti puoi accorgere se dopo che ti hai fatto dietro 2 o 3 giri, ti rendi conto che il suo ritmo non è uguale tra un giro e l'altro, tra una curva e l'altra, quindi ti puoi fare delle idee strane, però è chiaro che non ne puoi essere sicuro, ovviamente, e diventa difficile poi esternare una cosa del genere davanti alle televisioni quando appunto non hai la Non hai la chiave in mano, certezza. non ne puoi essere sicuro. Però se Valentino l'ha detto, dall'alto della sua esperienza, mi sento di dire che sicuramente qualcosa di strano c'è stato. Ok, Alex, benissimo. Io non so se ti incontrerò a Valencia, se nel caso ti darò una grande pacca sulle quante vertebre 5 vertebre, la clavicola, la scapola, lo sterno e 2 costole. Benissimo, va bene, direi che è sufficiente Alex, però questo sorriso vale più di qualsiasi altra cosa. Storie di MotoGP finisce qui, a questo punto torna nel 2016 con il Gran Premio del Qatar. Io ringrazio ancora moltissimo Alex De Angelis. Grazie a voi, ciao Zam, ciao a tutti. Ciao Alex, ciao a tutti. Benvenuti a Storie di MotoGP, altra puntata straordinaria. Si parla del Gran Premio di Misano e della Riviera Adriatica e lo facciamo assieme ad Andrea Dovizioso. Allora, Dovi, parliamo del circuito di Misano Adriatico. Intanto